Franco. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Cialebum 6 e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi sento un odore particolare, si sta avvicinando la Pasqua. Ragazzi, domenica sarà Pasqua, ma noi il venerdì, chi il giovedì, facciamo qui in casa, nelle case napoletane, la zuppa di cozze. E oggi c'è, la fa uno chef che non so se l'avete visto, si chiama Chef Franco. Salve chef. Non so se ti conoscono. Scusate, ma oggi oggi è pasta e zucca. Eccoci qua ragazzi. Allora papà, io sono contentissimo perché la zuppa di cozze mi piace tantissimo. La farai a modo tuo. Questa è la tradizione napoletana. Tradizione napoletana, sì. Però ci aggiungi qualcosa di tuo, di personale. Penso io qualcosa di tuo. Esattamente, sì. Quindi faremo questa super ricetta. E per questa ricetta papà, tanti mi piace, tanti commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Facci sapere nei commenti voi come fate la come zuppa fate di cozze. Sì. Vogliamo sapere. Questa è la mia questione. E ovviamente noi vi invitiamo sempre a scaricare l'app di ragazzi, la trovate nel primo link in descrizione, mi raccomando, miglior app del calcio. Primo link ragazzi, trovate tutte le notizie del calcio, una nazionale che ha vinto 25 partite consecutive, un Napoli, tutto. Ciao mondiale. Ragazzi, scaricate con football in descrizione, grazie. Detto questo, io vedo una marea di ingredienti, vedo già che sta cuocendo qualcosa, spiegherai tutto? Questa notte ci sto piscando, ho preso il mare. Sei grande. Vado, andiamo. Allora ragazzi, la mia versione di zuppa di cozza napoletana, vi faccio vedere gli ingredienti. Ragazzi, per prima cosa ho messo a bollire il polipo, guardate qua, altri 10 minuti o lo ammari. Com'è, acqua salata? Sì, ho fatto bollire l'acqua, ho messo un po' di sale e ho fatto 3 volte col polipo così. Sono 2 polipi, sono 1,2 kg in totale, però poi dipendono. Com'è il movimento? 1, 2 e 3, si arricciano le gambe sotto, ma poi ho buttato dentro. Allora ragazzi, la mia versione di zuppa di cozze napoletana, che noi a Napoli la facciamo tutti, la maggior parte la fa, io ho messo questi ingredienti. Allora, ho preso biscotti, questi qua si mettono sotto, questa è la vera tradizione. Questa è questo liquido piccante che ho comprato stamattina. Poi ho comprato maruzzielli, vedete? Qui si finiamo a vivo. Ragazzi, poi ho preso vongole veraci, lupini, a Napoli cim fasolara e per finire cozze e gamberoni. Ma io faccio la mia versione, io ho preso dei taralli napoletani. Ah, ho dimenticato, prezzemolo quando basta, un spicco d'aglio e peperoncino. Ragazzi, la mia versione che faccio è una cosa che non lo so se ho visto, l'ho inventata io. Metto 2 taralli napoletani sopra. Questo video faccio 2 versioni. Faccio questa qua con le bruschette sotto. E la versione che voglio fare io, guardate a me, guarda a me. Ho fatto un piccolo impasto stamattina. Vedete, poco, erano 150 grammi di farina, 200 grammi di farina. Ho preso questa scodella, la riempio di olio, faccio una forma di Vesuvio, la metto nel forno per 20 minuti a 180 gradi, viene la forma e vi faccio vedere come è carico. Ma ha fatto lecca? Guarda qua, cioè là che è uno spettacolo, comunque uno spettacolo, Enzo. Allora ragazzi, mettiamo un po' di farina sotto sempre perché sennò attacca, ma leggermente, proprio non... vedete che ci fa sta forma, ecco qua, è piccolina, niente di che. Ragazzi, la sto stendendo per mettere qui intorno. Vedete? Oddio, questo se mi riesce è uno spettacolo, avviso. Prendiamo un po' d'olio, mettono le mani. Anzi, ma stai prendendo questo picca? Eccoci qua. Allora ragazzi, io la metto nel forno la ventina di minuti. Allora lo mettiamo a 180 gradi per una ventina di minuti. Man mano lo vediamo. Bella, eh? Allora, Enzo, sei pronto? Ragazzi, il polipo l'ho fatto cuocere per una cinquantina di minuti. 45-50 minuti. Io lo tolgo. Lo facciamo raffreddare un po' perché ci vuole un po' di tempo. Ragazzi, io prendo i gamberoni, li faccio cuocere stessa nell'acqua del polipo. Ma sapete quando andrà sta? Sì. Nel frattempo facciamo un attimo, come si dice a Napoli, si sapicce. Stai calmo. E i maruzzielli ce l'hanno una cipolla in data.
ci metto un po' di sale, così escono con la testa fuori di nuovo. Un po' d'acqua dentro, cioè che sia la cosa più bella che esiste. Vedi? Allora, vediamo questi qua come sono. Altri 2 minuti. Allora, ragazzi, è 1, è 2, è 3, 4, 5. Ecco, cazzo. E se ci siamo. Questo spengo perché mi serve per dopo. Vedi come stanno aprendo? Vedi? Ci mi sono stato, hai visto? Enzo, vieni appresso a me. Allora, messo qua, questo qua, metto qua, che mi serve dopo. Qua, quest'anno, qua. Vai giù, che sei romanuzioso. Mamma mia. Ragazzi, cozze. Vai giù, però io mi dico una cosa. Sino poche pepe, c'ho me carenti. Allora ragazzi, lasciamo stare giusto 5 minuti. Mettiamo il coperchio sopra. Adio, stiamo facendo una preparazione a volte. Pensa, però la stai soggettando un sacco. Enzo, andiamo a vedere in Vesuvio la forma che ho fatto. Vieni, vieni. Bella, eh? Voglio, chef Franco, fa sempre cose belle. All'epoca, sto parlando di 40-50 anni fa, vendevano con i carrettini e dicevano obrori pulp. Cioè, praticamente, questo qua si beveva. Io mi ricordo, ero piccolo e lo bevevo. Vogliamo vedere le cozze? Vediamo un attimo le cozze. Facciamo stare un altro po', dai, Enzo. Ma visto, Enzo, che lo facevano il rumore? Guarda che camera, che bello, voglio. Lo spettacolo. Stanno aprendo, ragazzi, stanno aprendo. Cazzo che belle cozze grandi. Bella, eh? Mamma mia. Te devo pescare personalmente stanotte, no, a che ora? No, sono giù lì, erano 3 mangano 4. Ci ho buttato proprio molto con me, con voi che mi mandare una lamba di ombre. Enzo, vogliamo vedere? 1, 2. Oh! Enzo, mamma mia. Oddio. Mi stanno tremando le cosce. Mi stanno tremando le gambe. Ragazzi, le cozze 1 minuto e mezzo e ci vediamo fra 5 minuti, quando taglio il polipo. Ragazzi, eccoci qua. Ragazzi, nel frattempo che stavamo spenti, ho tagliato il prezzemolo. Ora devo passare questo nel golino. Il golino, Ho filtrato il sugo del polipo. Enzo, vieni un attimo appresso a me. Vediamo come sta avvenendo. Mamma mia. Mi riesce bella, Enzo, che sei bella. Ah, ci taglio pure, pezzi, polipo, polipo. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi. Però. Cottura. Mamma mia, perfetta cottura. Questi qua li ho conservati per la decorazione sopra. Enzo, ma io non capisco una cosa, no? Ma io l'ha già assaggiata, no? Ma tu sui spettacolo lo assaggia a papà. Assaggio? Assaggia la cozza? Dai, tu assaggio, devi assaggiare. Assaggio. Però mi dici con me. Mamma mia. Oddio, che cozza. Allora, ragazzi, io faccio l'olio, faccio il sodè. Beh, ci voglio mettere a sale perché siamo ancora russo. Allora ragazzi, ho messo olio, aglio e gambetti di prezzemolo e peperoncini. Facciamo soffriggere un po'. Ragazzi, io l'ho fatto così, questa è la mia versione, però parecchi di loro la fanno, bollano tutto, diciamo così, maruzzillo, vongole, cose, e poi mettono il sugo sopra, però io c'era pure un po' di sapore, sennò non sa di niente la zuppa di cozze. Poi faccio lo spettacolo. Enzo, allora, l'ultima volta, vediamo come è uscito. Ecco qua, io spengo. Oh ma cazzo, sì, sì. Facciamo stare qui dentro. Anzi, però sai che già fa? Facciamo la prima fasolata. Perché le fasolate sono molto dure da aprire. È la roba che da vorrò mangiare 20 persone, eh? L'aglio lo tolgo. Le gambette ci faccio sta. L'acqua del polipo,
Facciamo stare così 5-6 minuti. Mettiamo il coperchio sopra, così si aprono. Anzi, guarda a me. Ragazzi, ci vediamo fra 5 minuti. Siamo pronti per vedere se il capolavoro è venuto, il Vesuvio. Sono un po' emozionato, nel senso. Il casco, papà! Mamma mia! Il casco per il motorino! Molto facile, parlo di un bicchiere qua. Magari. Sono contento. Vogliamo vedere tutto l'amargamento dei miei molluschi? Mamma mia. Assaggia, assaggia, uno mangia per già. Già assaggia per io, cazzo. Vado, si mangia la casolaccia. Mamma mia, il mare. Prezzemolo. Ecco qua, siamo quasi pronti, io spengo. Guarda la preparazione mia. Ho messo a bagnare il fratello, come si dice a Napoli. I pascuoti. I pascuoti. Ma secondo me se ci mette qualcuno altro, che mamma fa paura. Ma ti faccio la prima versione, poi dopo facciamo la seconda versione. Ci ho visto. Cioè, ci piace tutti i marco, 27, 28 per zucca. Voglio, ci piace a chiunque, a zuppe cozze come l'ho già fatti, a chiunque. Ma è già fatto uno spettacolo là, eh. Ragazzi, ho pulpa a cascata. Ecco qua. Mamma mia. Oh, toglie. Cosa ci fa quella povera vongola lì dentro, papà? Allora, aspettate. Ragazzi, metto questo qua che è la dedizione di Napoli, il piccante. Oh! E diciamo, guarda, mamma fa ancora grill, eh! Questa è la mia versione zuppa di cozza napoletana. Vogliamo fare un attimo. Ma come forte? Ragazzi, questa cosa l'abbiamo fatta. Anzi, ma fatta pure. Ma guarda qua. Ragazzi, faccio quest'altra versione e poi mi fate sapere quale che vi piace. Questa versione mi piace che assai. Cioè, già sapere. Ragazzi, metto un po' di sugo. Mettiamolo. Voglio. È come si dice a Napoli. O taralla napoletana. Guardate che è taralla. Sì. Go! Enzo, mi devi dire qual è la più bella. Vedo me questo. Mamma mia. Spettacolo. Bravo chef, bellissimo. Ma Gesù, io mi sto superando sempre. Lo faccio con passione, con amore. E mi piace cucinare. Non sono uno chef, però mi piace cucinare. Enzo, tu permetti? Assaggia un po' di tutto, vai chef. No, Enzo, tu assaggia pure tu questo. Certo. Com'è forte. Bello. Maruzio. Vabbè ragazzi, non mi gustarò. Ragazzi, che dire, questa forma di pane, forma di recipiente, forma di Vesuvio è venuta veramente bene. Vorrei assaggiare, ti dico la verità. Allora, partiamo da una vongola, ok?
Sapore spettacolare. Assaggiamo una bellissima cozza. Guardate qui ragazzi, è enorme. Buonissima. E poi papà spezza un po', dai. Assaggiamo anche questa rallo, vai. Assaggiamo, assaggia pure tu, papà, dimmi. Ok, vai. Al mio dire, ragazzi, per la vostra salute, buona Pasqua, buona Pasquetta. Passate la Pasqua a tutti. In famiglia e senza assembramenti, però, ovviamente. Solo voi. Assaggiamo col tarallo sopra. Ciao. 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 Ciao, giù. Papà, che dire? Veramente... buonissima, buonissima, questa tua versione a forma di Vesuvio mi è piaciuta davvero tanto. Grazie mille a tutti, voi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. E che parliamo a qua. E continuiamo a qua. Ciao, aiuto.